on the coast of South Africa. Bene, sì, Giacobbe dice che mi fa un certo senso chiamarlo Giacobbe. Sapete, a Napoli ho fatto la conferenza nazionale della Chiesa Apostolica a Ercolano e c'erano centinaia di persone e mi hanno presentato, che tu sai che i dirigenti, diciamo i leader della Chiesa Apostolica sono apostoli, no? E mi hanno presentato l'apostolo Giovanni. E io ho detto al mio amico: ma io credevo fosse morto. E mi fa un po' un attimo Giacobbe, così viene un attimo. Va bene, allora io mi chiamo Mario Marchiò da parecchio tempo e sono nato in Italia, ma nel 1968 sono non emigrato. Mio padre mi ha portato in Sudafrica, dove ho conosciuto la donna più bella del mondo, più cara, più gentile, più meravigliosa, la cosa più bella che mi appartiene dopo Gesù Cristo, che è mia moglie. L'ho conosciuta nel 69 e me ne sono innamorato immediatamente. A quei tempi ero un idiota, perché non ero cristiano, e ero il mio background, il mio passato di religioso è peccatore, con la P capitale, con la P maiuscola, e sono cresciuto a Genova sotto la direzione di una scuola di gesuiti. E sono stato l'unico nella storia dell'Istituto Arecco di Genova ad essere bocciato di religione. Io, e probabilmente sarei bocciato ancora un'altra volta, anzi senz'altro, perché a me la religione non interessa, anzi la religione mi fa proprio stomacare, perché la religione è lo sforzo dell'uomo in qualche modo di farsi piacere da Dio, di farsi piacere a Dio, insomma quella roba lì. E per me, siccome io conosco l'uomo, ho 68 anni e quindi dopo parecchie vicissitudini in giro per il mondo, ne ho conosciuti tanti e so che l'uomo, non importa quello che può fare, non potrà mai essere accettato da un Dio perfetto, da un Dio buono, da un Dio grande, perché non ci arriverà mai. E la religione in qualche modo cerca di farti pensare che se tu ti comporti in un determinato modo, se dici determinate cose, se segui una determinata formula, se fai un determinato viaggio, penitenza, sacrificio, oblazione, eccetera eccetera, in qualche modo riesci ad acquistare l'amore di Dio, che è gratis. E io dico sempre: quando ti renderai conto di chi sei, ti renderai conto che ciò che stai lottando per avere è già tuo. La religione ti insegna in qualche modo a guadagnarti un salario. E il salario cos'è? Il salario è quella cosa che viene pagata a un servo, e ringrazio il Dio che Giacobbe non mi ha chiamato servo di Dio, perché io vengo dal sud dove tutti sono servi di Dio. E io regolarmente devo dire: io non sono un servo di Dio, io sono un figlio di Dio che lo serve, che è ben diverso, perché il servo riceve un salario in funzione di quello che fa, il figlio riceve un'eredità in funzione di quello che ha fatto suo padre, e io sono un figlio, perché non voglio quello che mi merito. No, non voglio quello. Vabbè, quindi, allora, Mario Marchiò, poi abbiamo deciso, beh, bravi, siete un po' in ritardo, vabbè, vi perdoniamo, va bene. E abbiamo deciso con Giacobbe poi di trovarci ancora a ottobre, quindi ci sarà modo di parlare della mia testimonianza allora, ma stasera siamo qui per parlare di qualcosa di diverso, che io penso di avere il diritto di parlarne, perché, come ripeto, sono 46 anni che sono innamorato di mia moglie, non sposato, perché essere sposato non ci vuol tanto, basta non divorziare, eh? Ma quanti, non alzate la mano, ma quanti ne conosciamo che sono sposati ma che il matrimonio è morto 20 anni fa, che stanno insieme perché è la soluzione più comoda, no? I matrimoni zombie, no? che vanno in giro, che però dentro non c'è vita, non c'è niente. Invece, quando metti in pratica gli insegnamenti del manuale di vita che si chiama Bibbia, e dello sposo più meraviglioso che si chiama Cristo, e della sposa più meravigliosa che si chiama Chiesa, la Chiesa
purificata da Dio. E allora funziona, allora funziona. Ripeto, io dopo 46 anni sono come un adolescente. Lorenzo lo sa perché abito a casa loro, che sono degli amici carissimi, e ogni tanto mi sentono dalla mansarda piangere perché mi manca mia moglie, che è la mia più grande amica, la mia amante, mia sorella, la mia socia, tutto quello che ho è lei. Quindi dicevo, appunto, ho il diritto di parlare di queste cose perché funzionano nella mia vita. Amen. Non andate mai a farvi dire come vivere da uno che non sa vivere. E quella sezione della mia vita funziona, e quindi ho il diritto di essere qui e di parlarvi. Amen. Prima di partire, volevo farvi vedere un piccolo clip, un video di 4 minuti del ministero di Bosco. Mia moglie e io abbiamo iniziato un ministero che si chiama Bosco. Bosco è la parola greca usata dal Signore con... Ciao! Hai trovato, eh? Eravamo insieme ieri sera. Che Gesù ha usato con Pietro quando gli ha detto in Giovanni 21,15: vai a pascere i miei agnelli. Nel greco originale in cui le scritture sono, il Nuovo Testamento è stato scritto, la parola pascere è la parola bosco. E quello è il mandato, la commissione, il compito che Dio mi ha dato a me e mia moglie nel 1982. E questo che abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato un'opera nell'83, quando ci siamo spostati in un paesino che si chiama Hermanus. A quei tempi era un paesino, adesso è una cittadina, e il paese più bello del mondo. Scusate, ma io cosa devo fare? Io ho la donna più bella del mondo, vivo nel paese più bello del mondo. Ma d'altronde mia moglie si chiama Celeste, e quindi io ho il padre celeste, vivo nei luoghi celesti e mia moglie si chiama Celeste. Cosa devo fare? Se ce l'hai, ce l'hai. E quindi abbiamo iniziato nell'83, siamo andati a Hermanus, e nell'85, beh, abbiamo iniziato immediatamente, ma nell'85 ufficialmente abbiamo iniziato una chiesa con 7 persone. E nell'87 abbiamo iniziato una scuola cristiana con i nostri bambini, perché volevamo un'alternativa a quello che era la scuola secolare del posto, dove c'era sesso e droga a non finire, e volevamo un'alternativa. E allora abbiamo trovato un sistema cristiano per fare una scuola riconosciuta dallo Stato. Adesso, a quei tempi volevano arrestarmi, perché giustamente la nostra scuola, essendo cristiana, non favoriva un colore piuttosto che un altro, eravamo tutti uguali, bianchi, neri, gialli, verdi, quando non stavano bene i bambini, eccetera. E quindi io dicevo a Lorenzo che io sono un razzista, credo nella razza umana. C'è una razza e si chiama razza umana. In quella razza ci sono delle tribù diverse, ci sono delle personalità diverse, della tradizione diversa, è una razza. E quindi siamo dall'87 che la scuola è partita, adesso sono già 3 anni che siamo al limite dei nostri bambini, non possiamo averne più di 150, ne abbiamo 152. Abbiamo iniziato un'altra scuola, anche quella è piena. Quindi stiamo cercando di in qualche modo vedere di costruire o di alzare. Adesso vedrete il centro. Quindi Bosco è la chiesa che 2 anni fa ho deciso di fare l'opposto di quello che di solito le chiese fanno, che si dividono. Io invece mi sono unito con una chiesa locale e abbiamo formato una cosa meravigliosa che sta andando a gonfie vele. Io ho passato le redini di comando a un ragazzo più giovane che è una persona meravigliosa, e quindi c'è la scuola, la chiesa, e poi c'è il braccio missionario che è Mario Marchiò Menestris, che sono io e mia moglie, e andiamo in giro per il mondo, scrivo libri, ho finito adesso il mio 12° libro, che si chiama semplicemente Grazia, che sarà lanciato, grazie a Milena, la moglie di Lorenzo, il sabato 24 ottobre in qualche auditorio a Milano, dobbiamo ancora decidere, ma comunque ve lo farò sapere. E quello sarà un libro che non so se voi siete al corrente dell'odierno dilemma sulla grazia, dove c'è
la grazia da una parte, chiamata ipergrazia, e la mancanza di grazia dall'altra parte, chiamata fondamentalismo, e da qualche parte in mezzo ci dovrebbe essere la verità. E io penso, con tutta umiltà, di aver trovato quello che è... Sono anni che io respiro grazia, mangio grazia, bevo grazia, parlo grazia, predico grazia, cammino grazia, vivo grazia, perché per me se la grazia non esistesse io non potrei vivere. Perché non so voi, ma io sono vivo per grazia. Per grazia. E quindi ho scritto più di 300 pagine in questo libro che copre ampiamente il concetto della grazia, che sarà disponibile a ottobre. Quindi la scuola, la chiesa e il braccio missionario, che con i libri e con i viaggi in giro per il mondo, fino a cinque anni fa io viaggiavo in tutto il mondo, ho fatto 5 continenti, dall'Australia all'Ucraina, all'America, tutta l'America del Nord, l'Africa, l'Europa. Ma 5 anni fa il Signore mi ha detto chiaramente di concentrarmi sulla Chiesa italiana, e quindi ho smesso di viaggiare e mi concentro solo sulle Chiese italiane, principalmente in Italia e poi in Europa, però tutte le Chiese italiane. Quindi se la regia vuol far partire, grazie. His hope.
speech of redemption. Ecco fatto, alleluia. E quindi quello è Bosco, il nostro ministero. Come vi ho detto prima, io una delle cose che facciamo è scrivo libri. Ho scritto 12 libri. Il motivo per cui li scrivo è molto semplice. Primo, perché non posso fare altro, devo farlo. Quando Dio mette qualcosa dentro di te, non puoi far altro che farlo. È come Paolo che diceva: non posso far altro che predicare il Vangelo. Quando Dio ha messo dentro qualcosa dentro di te, muori se non riesci a farlo. Secondo, perché quando Mario Marchiò va in una chiesa e parla, le cose entrano di qua e magari escono di là, e poi dice: ma cosa ha detto? No, era interessante, ma cosa ha detto? No, era bello, ma cosa ha detto? E invece se tutto quello che dico, ad esempio stasera, è contenuto in questo libro, Famiglia Ideale, se c'è la possibilità di acquistare un libro, giustamente puoi continuare a fare riferimenti su quello. Il terzo motivo è perché mia moglie ed io non riceviamo uno stipendio, ma siamo autofinanziati, quindi non chiedo mai spese o niente a nessuno. Io vengo sempre attraverso un'offerta o quello che sia, che ci sia o che non ci sia, ma la vendita dei libri mi aiuta a andare avanti, a mandare avanti il ministero, che come voi avete visto è abbastanza interessante. La scuola abbiamo 13 insegnanti e quindi abbiamo una media di 12-13 bambini per classe, quindi non ne sbattiamo 40. E quindi sono tutte cose le quali, Se mi aiutate comprando dei libri, partecipate anche voi al ministero. I libri costano 10 euro uno e 20 euro due. Però c'è il fatto che se non avete i soldi da pagare, voi mi date quello che volete. Però ricordatevi che lo Spirito Santo vi guarda. Se ci avete i soldi e non me le date, non so, poi vero, lasciamo. No, va bene. Giustamente ci sono delle chiese dove le persone non possono permettersi 10 euro, per cui glielo regalo io. Quindi, velocemente, il 42esimo passo è un libro che ho scritto in risposta alla vita guidata dallo scopo, scritto da Rick Warren. E per me lo scopo, il proponimento, è una cosa molto bella, indubbiamente fantastica, meravigliosa, ma tu puoi arrivare allo scopo, al proponimento della tua vita senza conoscere Cristo e non hai ottenuto niente. E allora io ho scritto La vita guidata dalla presenza. E per me la cosa più importante è la presenza di Dio, per me è la mia vita, il mio respiro, il mio ossigeno, tutto quello per cui vivo è la sua presenza. E questo, il 42esimo passo, appunto contiene la formula perché ogni vostra preghiera possa essere esaudita. C'è la formula? Sì, c'è una formula nella Bibbia che Gesù ha messo in pratica, dove se tu fai quello ogni tua preghiera verrà esaudita. E fra l'altro l'abbiamo anche cantata un attimo fa nel Padre Nostro, dove dice: non la mia volontà ma la tua sia fatta. E quella è la formula perché ogni tua preghiera venga esaudita. Quando finalmente ti rendi conto che ciò che Dio vuole per te è ciò che tu vorresti per te stesso se conoscessi il futuro. E incominci a fidarti di Dio. E incominci a dire: io vorrei questo, però se tu vuoi qualcosa d'altro, preferisco quello che vuoi tu. Sia fatta la tua volontà e non la mia. Quindi, 42esimo passo. Il raduno ve lo accennerò poi durante il messaggio. 365 respiri è una collana di quattro libri, che ne ho scritti due dei quattro, che copre tutto l'anno come devozionale, uno al giorno. Questo è il numero due, il mese 4-5-6. C'è una perla di saggezza per ogni giorno, tratta dal libro dei Proverbi di Salomone. Ricordatevi che la conoscenza è nella mente, è ciò che sai. L'intendimento è nel cuore, ciò in cui credi. Ma la sapienza è nella mano, ciò che fai.
E se tu vuoi trasformazione nella tua vita, non hai bisogno della conoscenza che è informazione, non hai neanche bisogno dell'intendimento che è rivelazione, hai bisogno della sapienza che è applicazione. Se tu non applichi quello in cui credi, non ti serve a niente. In tutto, qualsiasi cosa nella tua vita, la chiave di tutto quanto è l'applicazione. Quindi queste sono perle giornaliere pratiche da applicare in ogni giorno della nostra vita, e anche ti aiuta ad avere un programma di studio della Bibbia. Poi il manuale, beh, la famiglia ideale ve ne ho parlato, ne parliamo adesso, poi durante tutto quello che io dirò stasera è contenuto in questo libro, che sono praticamente due libri. Il primo che abbiamo siamo usciti, ho dovuto ristamparlo, per cui quando ho fatto il secondo li ho messi insieme, quindi sono numero uno e numero due. La famiglia ideale, il padre ideale, la madre ideale, il marito ideale, la moglie ideale. Poi c'è la coppia ideale, che è quello di cui parleremo stasera. E poi c'è il single ideale. Il single ideale perché? Perché per me la scelta più importante che una persona può fare è la persona con cui ti sposi. Non è la tua carriera, non è fama, non è ricchezza, non è gioventù, non è niente, è la persona con cui ti sposi. Se sei serio, se invece sei un pagliaccio, allora fai quello che vuoi, sposane una oggi, domani la cambi, c'è il modello nuovo, tanto vuoi che sia, no? Ma io ti dico una cosa, guardandovi negli occhi, la più, soprattutto ai giovani là di dietro, chi è sposato di voi là di dietro? Anche voi due, bene, bravi, voi due. Voi niente? Stiamo cercando? Posso dirvi una cosa, che se tu trovi, togliti dalla mente che c'è un'anima gemella. L'anima gemella non esiste. L'anima gemella è stata creata da Hollywood per togliere la responsabilità di cambiare. Perché se tu pensi che là fuori in qualche modo c'è la tua anima gemella, che bisogno hai di cambiare? Prima o poi un giorno camminerai nel parco e ti siederai su una panchina mentre gli uccelli cantano. Tutto a un tratto un raggio di luce scende e passa attraverso gli alberi e colpisce una che sta passando sul volto. E immediatamente gli angeli cantano alleluia, alleluia. E una voce dall'alto dice: figlio mio, quella è la tua anima gemella. Ma facitemi un piacere, che è greco. No, non esiste. Quello che esiste è la persona che tu stai cercando, sta cercando qualcuno. Sarà meglio che tu diventi la persona che tu stai cercando, sta cercando. Mi sono fatto capire? Sì. Perché se c'è l'anima gemella non hai bisogno di cambiare, ma se invece tu vai cercando una persona che ti amerà per il resto della tua vita, chi di voi vuole sposare un disgraziato fannullone, criminale, pigro? Nessuno? Bene, mi fa piacere. E allora diventate la persona che voi state cercando, sta cercando. Così che quando la incontrate, papam, si accendono le lucette. Perché anche lui sta cercando te, anche lei sta cercando te. Quindi, questi sono tutti sulla famiglia ideale. Il manuale è il mio tesoruccio. Perché? Perché non è un trattato di dottrina religiosa, è una pazzia totale che mi è costata un paio di chiese. In Italia Lorenzo ride perché dice: ma perché dici queste cose? Perché io sono fatto così, non ho bisogno di nascondere niente. Il manuale è un romanzo che io ho scritto per mettere in mano ai credenti qualcosa da dare ai non credenti. Quindi non c'è il nome di Gesù per 9 decimi del libro, il nome di Gesù non appare. Appare il nome divinità. Perché? Perché se tu dai a un non credente un libro, lui lo apre, vede Gesù, lo chiude, lo mette via e tu hai buttato via 10 euro. È vero o no? Non c'è un versetto di scrittura,
Perché se tu apri, se un non credente apre il libro, vede 1 Corinzi 13, lo chiude, lo mette via e non lo legge. Invece c'è un sito con la password alla fine del libro, dove tu puoi andare a vedere tutti i riferimenti biblici se ci vuoi andare. Ma il non credente gli dai il libro, legge 9 decimi del libro, alla fine legge che quella persona di cui parlavo, divinità, si chiama Gesù Cristo, ma ormai è troppo tardi perché il libro l'hai letto. E t'ho beccato. E tutto quello, grazie. E tutto quello che io voglio fare una differenza per il regno, perché c'ho la religione qua. Dove ogni volta ci troviamo i 50, 100 evangelici a dire le stesse cose che sono state dette per gli ultimi 100 anni, non è cambiato niente, comportati così, fai così, non ti mettere il trucco, tirati giù la gonna, nel senso che... Fai di qua, fai di là, fai di su, fai di giù, mi raccomando, vieni al culto, paga la decima, e poi basta, poi andiamo a casa e non è cambiato niente. Niente. Ogni 6 mesi c'è una persona che viene salvata perché per caso si trova in un momento strano dove ha bisogno di qualcosa. Ma non qui, non questa chiesa, solo quelle di Milano. E allora, in qualche modo, io anche con questo libro sulla grazia, sto cercando di scuotere queste acque religiose, melmose. Vedete, io vengo dall'Africa, in Africa c'è un fiume che si chiama Okavango, e nell'Okavango, che fra l'altro io dichiaro, poi adesso predico, intanto non abbiamo fretta, no? È l'unico fiume che io dichiaro essere cristiano, perché... Perché invece di andare a morire nel mare, dove già di acqua ce n'è tanta, va a morire nel deserto. E dove muore lui, dal satellite c'è una macchia di verde, circondata da marrone giallo del deserto. E questo dovrebbe essere il cristiano, dovrebbe andare dove c'è la tenebra, dovrebbe andare dove c'è il deserto, a portare vita, a portare verde, a portare speranza, a portare qualcosa. E quindi... Nell'Okavango ci sono gli ippopotami, che fra l'altro sono l'animale che uccide più persone in Africa che qualsiasi altro animale, a parte la zanzara della malaria. E quando tu vai sull'Okavango, tu sei lì tranquillo e vedi quest'acqua meravigliosa, vedi le alghe di sotto che fanno così, no? E sembra che sia un'acqua al cloro, proprio chiarissima, acqua di piscina, una cosa meravigliosa, finché non arriva l'ippopotamo, che si fa una bella cavalcata sul fondo e tira su tanta di quella zozzeria che tutto a un tratto l'acqua è spessa come la melma. L'ippopotamo non l'ha creata la melma, l'ha soltanto disturbata. Il fango c'era sempre, era là e non lo vedeva nessuno. E purtroppo gran parte della Chiesa, non questa, quella di Torino, gran parte della Chiesa hanno proprio questo senso di routine, di dobbiamo fare le cose in un determinato modo perché sennò viene fuori tutto. E allora arrivo io, Mario Ippopotamo, e tiro su tutta sta roba. Quindi questo qui... È un romanzo un po' fantasioso, anzi parecchio fantasioso, perché inizia con la storia di un marito e moglie che hanno una serata romantica e nasce un piccolo che poi sarei io. E per i nove mesi di gravidanza c'è un angelo in cielo che mi accompagna intorno a un lago e mi dà 10 chiavi pratiche per come avere successo nella vita una volta che nasco. Alla decima chiave appaio io come un uomo, un vecchio sul letto di morte, e chiedo alla divinità, a Gesù, come mai questa situazione, poi lo spiego nel libro, e gli faccio delle domande che la gran parte del mondo vorrebbe fare alla Chiesa, ma non fa perché non riceve una risposta. Domande del tipo: cosa succede a una persona quando si suicida? Perché noi sappiamo che soprattutto in Italia una persona che si suicida va all'inferno.
In altre parole, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo li toglie tutti meno il suicidio. Il peccato del suicidio no, quello l'agnello di Dio non lo toglie. Chi ha creato gli omosessuali? Ai, non datemi una risposta troppo in fretta, perché Gesù ci dà la risposta e non è quella che pensate voi. Cosa succede alle persone che abortiscono? E io ne posso parlare perché un mese dopo essere arrivato in Sudafrica mi hanno telefonato dall'Italia dicendomi che la mia ragazza era incinta. E siccome io avevo un amico con un padre che faceva il dottore, ho detto di terminare la gravidanza. E racconto la storia di come, mentre sono con la divinità, vedo la mia bambina, che non so chi era, non so se era un maschio o una femmina, ma la mia bambina, che è stata chiamata Sole dal Signore, che saltella in paradiso. Cosa succede alle persone che non hanno mai sentito parlare di Dio, che non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo e muoiono? Vi siete mai chiesti? Immaginiamo un bambino di 10 anni che è nato nel Kazakistan. Non c'è una Bibbia, non c'è una chiesa, non c'è un cristiano in un raggio di 1000 chilometri. Questo bambino è cresciuto, nato e cresciuto in una famiglia musulmana, dove gli è stato inculcato il fatto che Maometto è il profeta e Allah è l'unico Dio. E io ringrazio sempre Dio che Allah è Allah e Gesù è Allah. Meno male. Questo bambino cresce e cresce con questa se tu gli dicessi Gesù, gli potresti dirgli lenticchie, potresti dirgli Salvatore Gianneramo, perché non lo conosce, non l'ha mai sentito parlare. Non può, non c'è, non ci sono cristiani. Un giorno va al mercato e un indemoniato carico di dinamite si fa esplodere e il bambino muore. È giusto che vada all'inferno? Fate così con la testa, non è giusto. Eppure la Bibbia dice chiaramente che per essere salvato devi invocare il nome di Gesù Cristo. Quindi o abbiamo un Dio che è ingiusto, o c'è una risposta nella Bibbia che non abbiamo trovato. E io penso di averla trovata. Quindi domande del tipo perché se il tuo Dio è così buono ci sono tante tragedie, tante bambini che fanno la fame, eccetera. E tutte queste cose l'ho messo qui, fino alla fine, dove comprate il libro, poi ve lo racconto. Ok, va bene, allora. Prima di partire, vorrei darvi la soluzione a tutti i vostri problemi. Se non volete mai avere un problema nel vostro matrimonio, mai e poi mai e poi mai, c'è una soluzione. E la soluzione è molto semplice: connection lost. Scusate. sì, perché abbiamo spento, per cui fammi ripartire e play. E eccolo lì. Ok. C'è una soluzione per non avere mai un problema nel tuo matrimonio. La soluzione è quella. Non vuoi problemi? Non ti sposare. È come quello che dice: non vuoi ingrassare? Non mangiare gli spaghetti. Sì, vabbè, però ragazzi, gli spaghetti sono buoni, o no? Il matrimonio è buono, il matrimonio è bello, meraviglioso. È la cosa più vicina al paradiso che io ho assaggiato su questa terra. E io dico sempre, non ho il diritto di parlare in funzione di un matrimonio fallito, perché non lo so cosa vuol dire. Non so cosa vuol dire andare a casa da una donna che non ami. Non lo so, perché ho sempre amato mia moglie. Giustamente
qualche volta abbiamo litigato, sempre per colpa sua, qualche volta abbiamo, ma mai più di 4-5 volte al giorno. Quindi giustamente non è che ci illuminiamo di notte come le Madonnine, siamo degli esseri umani anche noi, però vi assicuro che la cosa più bella, più meravigliosa, più... Sapete che all'età di 68 anni, qualche volta, quando penso a mia moglie, mi vengono le lacrime agli occhi? Non sto scherzando, davanti a Dio non sto scherzando. E non perché sono... Io non ho mai pianto nella mia vita. Ho incominciato a piangere all'età di 35 anni, quando ho conosciuto Cristo. E da quel momento in poi... le fontane, ma è proprio per quella gioia, quel senso di gratitudine che io ho nel cuore per l'amore che mi ha dato per mia moglie. Ma vi rendete conto della ricchezza? Vi rendete conto di cosa vuol dire amare la tua sposa? Vi rendete conto che non hai bisogno di niente, non hai bisogno di cercare, non hai bisogno di... hai la pace, hai la gioia, hai la passione, tutto quello che vuoi è qui nel tuo cuore. Vi rendete conto che non esiste nient'altro? E quindi questa è la ricchezza. E io voglio iniziare con questo. Voglio iniziare con un concetto molto semplice. Il concetto è questo. Che voi siete qui stasera, e io vi ringrazio, ne sono onorato, e ne sono felicissimo. Però se non avete intenzione di mettere in pratica quello che diremo stasera, state perdendo il vostro tempo. Il mio no, perché io... quello che faccio lo faccio di riflesso al mio Dio. Il mio Dio vi ama enormemente e quindi di riflesso è la stessa cosa per me. Ma state perdendo il vostro tempo. Se non prendete la decisione di dire... perché sai, non è facile. Di nuovo, Hollywood ci ha detto che l'amore è un'emozione. No, l'amore non è un'emozione. L'amore è una scelta. L'amore è una scelta. È una scelta quando... la persona che devi amare non è amabile. Perché se è amabile non ci sono problemi. Io dico sempre, amare mia moglie, non ho nessun problema. Suo fratello... suo fratello devo applicare fede, e fede in abbondanza. Quindi... la famiglia è fondata sulla base di un patto irrevocabile, sottoscritto da persone imperfette. Un patto, non un contratto. Il contratto prevede delle prestazioni. Io faccio una cosa, tu ne fai un'altra. Quello è un contratto. La religione è un contratto. La religione è basata sul concetto del contratto. Io faccio una cosa per Dio, Dio fa qualcosa per me. Quella è una religione, ma noi non facciamo parte di una religione, lui ci ha dato un patto, il patto è basato sulla promessa, io ti prometto che, anche se tu non, io ti prometto che. La famiglia è basata su un patto, non un contratto. Irrevocabile. Purtroppo, nuovamente, Hollywood ci ha detto che se non va questo modello, cambialo e prendi l'ultimo modello. E quello può darsi che vada bene per... non lo metto in dubbio, può darsi per qualcuno vada bene, però nella mia piccola esperienza di pastore, di uomo di mondo che va in giro e vede, conosce tante persone, l'amore vero lo trovi soltanto quando sei sicuro che è un patto irrevocabile. Tra due persone, perché dico tra due persone? Perché non ci vorrà tanto che incominceranno ad avere matrimoni. Adesso ci possiamo sposare uomo, Pietro con Carletto, Maria con Filippa, c'è uno che vuole sposarsi il cane in America, ma probabilmente lo lasceranno sposare, perché no? Tanto adesso va bene tutto e va bene anche, allora a me piacciono due, me ne voglio sposare due, scusa, perché me ne devo sposare una sola? Mi piacciono due. Poi siccome io viaggio tanto, no? Magari uno lunedì, uno al martedì, uno al mercoledì, nelle varie città, così no? Siamo a posto, no? È impazzito. Quindi fra due persone, perché due persone? Perché il patto è solo applicabile quando ci sono io e ci sei tu.
Ecco perché anche nel cristianesimo, il patto del cristianesimo è basato su Dio e su te. Dio non tratta mai con i gruppi, tratta con gli individui. Ok, quindi, e poi tra due persone imperfette, non ho bisogno di spiegare quella parola, se non la conoscete, guardatevi allo specchio e vedrete una persona imperfetta. Quindi partiamo. Dagli questa connection lost, come mai? Scusatemi, La tecnologia. C'è spento qualcosa? Me lo fate andare avanti voi? Non lo prendo. C'è scaricato il telefonino? Ah, ecco. L'ha fatto partire. Me lo fai partire tu? Ok. Quindi, al principio, sono le 9:35, probabilmente andremo avanti fin verso le 10, un quarto, una roba così. Ok, spero che se vi annoiate avete tutto il diritto, il mio permesso di andarvene, ma se perdonatemi, ma io vado avanti. Ok, allora partiamo, vai. Al principio Dio creò l'uomo a sua immagine, ma l'uomo non era contento. Perché vi ricordate l'unica cosa che non andava bene quando, dopo la creazione di Dio? Tutto era buono meno una cosa: l'uomo da solo. E allora Dio cosa fece? Dio fece, ping, fece esplodere il palloncino e decise di fare l'uomo felice e creò la donna. Oh, perché dico questo? Perché all'inizio, sorpresa, Adamo non era un maschio. Adam viene dall'ebraico Adam, che viene dalla parola, la radice Damut. Damut, Daam, Daam vuol dire terra, Damut vuol dire immagine, Adam vuol dire umanità e Daam vuol dire sangue. Tutte queste parole hanno la radice sangue, tant'è vero che voi sapete che Adam, cioè la terra, era argilla. Perché? Perché era rossiccia. Tutte queste le parole, la terra, l'immagine, l'umanità, eccetera, hanno la radice nel sangue. E all'inizio Adamo non era maschio, all'inizio Adamo era maschio e femmina, perché era stato creato all'immagine e somiglianza di Dio. E l'ultima volta che ho controllato, sorelline, Dio, voi non siete qualcosa che Dio non è. E da dove l'ha tolta Eva? Dio. Da? Quindi dov'era Eva prima che... Ecco perché Adam non vuol dire uomo, vuol dire umanità. All'inizio Dio ha creato l'umanità. E l'umanità era completa, creata a immagine e somiglianza di Dio, che è completo, sia maschio che femmina. Quando ha visto che da solo l'uomo non era felice, gli ha fatto passare davanti signore ippopotamo, signore elefante, il leone maschio e il leone femmina, la giraffa maschio e la giraffa femmina. Gli ha fatto tutto un tratto, anche Adamo si è sentito solo e ha detto: perché io non ho la mia contropartita? Allora Dio ha tolto la parte femmina da Adamo e ha lasciato la parte maschio. Ed ecco perché la Bibbia ci dice che Dio li riunisce e i due diventeranno uno. E ciò che Dio ha unito nessuno può separare. Perché Dio li separa e poi li rimette insieme. La parte maschio e la parte femmina. Quindi quando l'ha separati, parte del DNA maschile è andato nella femmina e parte del DNA femminile è andato nel maschio. Quindi quello che diremo stasera, dovete perdonarmi, io chiaramente generalizzo, ma ci sono delle situazioni dove un uomo ha delle caratteristiche più femminili e non c'è bisogno che sia gay,
però può avere delle caratteristiche più femminili, può essere più artistico, può essere, non ha bisogno di sembrare un orso grizzly per essere un maschio, può essere un maschio anche se è un ballerino o se è un pittore o se è quello che sia, mentre allo stesso modo la donna può avere delle caratteristiche più maschili senza necessariamente essere omosessuale, perché può benissimo desiderare di tenere i libri di casa, la contabilità di casa, piuttosto che il marito. Quindi no, io quello che dico, generalizzo, però datemi una latitudine per potermi muovere, perché giustamente tutti gli uomini non sono così e tutte le donne non sono così. Però originalmente questa era la situazione, maschio e femmina insieme, Dio li ha separati e ha creato la donna. Perché non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Quella parola aiuto adatto è la parola ezer. E vuol dire simile, adatto, conveniente. E la traduzione migliore di quella parola è il socio ideale. Il socio ideale. Il socio cosa fa? Quante volte che... Io ho fatto adesso, la settimana scorsa, mi ricordo, ho fatto, 2 settimane fa ho fatto un matrimonio a Asti, e la settimana scorsa uno a Capri. E c'è sempre questa cosa della sottomissione, no? Allora la donna si deve sottomettere. Cosa vuol dire sottomettere? Cosa vuol dire sottomissione? Vuol dire che noi due abbiamo una missione e che tutte e due ci sottomettiamo alla missione, così che la missione possa avere successo. Il matrimonio ha successo quando tutti e due si sottomettano al fatto che c'è una missione da completare, che è il mio matrimonio. Ed è solo quando ci sottomettiamo, tanto vero che Paolo dice chiaramente: mogli, sottomettetevi ai vostri mariti. E quante scemate ho sentito con quella frase lì, che no, perché allora se vuoi la felicità la donna deve fare tutto quello che dice il marito che deve fare. Sì, bravo, e se il marito gli dice di fare delle cose sbagliate? No, perché lei, la Bibbia dice che si deve sottomettere. Sì, in un mondo perfetto. Se tu sei perfetto, alza la mano. Grazie, vedo con piacere che anche in questa chiesa siamo tutti umani. Quindi la sottomissione è quella che abbiamo una missione, ci sottomettiamo a quella missione perché quella missione possa avere successo. Socio, il socio perfetto cosa fa? Si sottomette all'altro socio per poter aiutare l'altro socio perché la compagnia possa avere successo. Non perché è inferiore o perché è sottomesso da schiavo, no, perché io voglio che la compagnia abbia successo. Allora se devo spendere di meno, se devo mettere meno spese sul conto spese perché la compagnia magari sta attraversando un momento di difficoltà, lo faccio, non perché mi sottometto, ma per il bene della compagnia, perché sono il socio perfetto. E la famiglia è la stessa cosa. Ci sono dei momenti in cui io devo dire no, facciamo così. La maggior parte delle scelte, mia moglie, poi adesso lo vedremo, la donna è molto più sensibile dell'uomo, nelle cose emotive, spirituali. Io ho perso più soldi nella mia vita fidandomi delle persone, e mia moglie invece è quindi per il bene della nostra famiglia, quante volte io dico facciamo quello che dici tu, non perché io sono inferiore o perché non sono uomo abbastanza. Che scemate sono quelle? Perché se tu controlli che è la decisione di tua moglie è quella giusta e tu decidi di fare quello che è giusto, sei meno uomo? Ma mi sembra che se non lo fai sei un idiota, non sei più uomo, sei più idiota. Perché allora hai deciso che quella è la cosa giusta, ma sai quanti uomini che dicono no, perché allora io ho detto così, allora facciamo così, te. No, ma non dare la testa nel muro, non importa, perché io sono il capo famiglia, pam, pam, pam. Poi, dottore, mi fa male la testa. E lo credo che ti fa male la testa. Se tu stavi a sentire tua moglie che ti ha detto smettila di dare le testate nel muro, quindi. Ezer, simile, adatto, conveniente, socio ideale.
le conseguenze del giardino. Cosa è successo nel giardino? Noi sappiamo che un giorno Eva è andata a fare due passi e giustamente aveva un abito un po' succinto e ha trovato sto serpente che ha detto mi piace il vestitino che hai e gli ha fatto tutta la storia. È interessante che la parola che Dio usa per descrivere il serpente è la parola liscio, la parola ebraica liscio, e in inglese almeno liscio vuol dire il venditore di macchine usate è liscio, il giocatore di poker è liscio, cioè il furbetto, no? Com'è? Viscido, sì, ma non viscido ti dà l'idea della malvagità, eccetera. È proprio una persona che c'ha tanto, ha una capacità negativa di fregare le persone. Non abbiamo tempo, ma la radice di quella parola è nudo. Cioè, ci sono delle rivelazioni meravigliose nei primi tre capitoli della... Sì, comunque, quindi... E lei gli dice, no, il Signore ha detto che non possiamo mangiare, toccare, eccetera, eccetera. E lui cosa dice? Lui dice, no, se vuoi essere come Dio, fai qualcosa, mangiati sta pera. Non sapevate che era una pera? Vi devo dire tutto, ragazzi. Mangiati sta albicocca, mangiati sto ananas, mangiati quello che sia, e stranamente la Bibbia ci dice che Dio li aveva già fatti a sua immagine e somiglianza. Quindi cosa dovevano fare per essere come Dio? Niente. Ed è esattamente quello che la religione ancora oggi, nel 2015, ti dice di fare. Vuoi essere come Dio? Fatti sta preghiera, fatti sta confessione, fatti questo viaggio, abbi fede. No, o sei un figlio o non lo sei. Chi di voi ha figli? E cosa sono? Barboncini, pesciolini rossi, carciofi? Cosa sono esseri umani? Perché? Perché sono come voi! Sono usciti da voi e sono come voi. Non sono voi, ma sono come voi. E quando Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, è uscito da lui il Ruach Haim, lo spirito della vita, è entrato in Adamo e l'ha fatto come lui. Noi siamo a immagine e somiglianza di Dio. Non abbiamo bisogno di fare niente se non quello di accettare il fatto che siamo a immagine e somiglianza di Dio e quindi siamo figli di Dio. E in quel momento, quando ti rendi conto che tutto il Dio che esiste è qui dentro, non vai più a cercare niente e la religione crolla, muore. E tu finalmente ti riposi, perché sai di essere come Dio. E la religione ancora oggi viene da te, ci vuoi essere come Dio? Devi fare qualcosa. Devi mangiarti sta pera. E Eva gli fa, dice, va. È interessante essere come Dio, allora si mangia la pera. E quindi sappiamo la storia, il peccato entra nelle membra di Adamo, dell'umanità. Adamo anche lui mangia il frutto della conoscenza, dell'albero della conoscenza del bene e del male, quindi il peccato entra nel corpo dell'umanità e incomincia a produrre la morte. E la maledizione, noi stiamo guardando l'uomo e la donna in questo momento, quindi quella maledizione, quel peccato ha prodotto qualcosa di particolare nell'uomo e nella donna. Funziona? Devo spegnerlo. Fammi partire dalla cosa. Ha procurato qualcosa nell'uomo e nella donna. E vediamo se parte adesso. L'uomo, Dio, eccolo qua. Ok. Allora, l'uomo dice, Genesi 3, 17, 19, Dio dichiara la maledizione, e statevi a sentire, Dio non dichiara la maledizione sull'uomo, perché ciò che Dio ha benedetto non maledirà mai.
è ormai troppo tardi, Dio ha benedetto, li benedisse e disse andate e moltiplicatevi. Quindi mise la benedizione, lo spirito della benedizione in Adamo e gli disse adesso andate e moltiplicate quella benedizione, siate una sì anche moltiplicatevi fisicamente, va bene, ma moltiplicate questo spirito di benedizione come messo in voi, andate e create degli altri come voi, quello che ha detto Gesù, andate e fate dei discepoli, stessa cosa. E quindi la prima cosa che succede all'uomo, Dio cosa ha maledetto? Il terreno, il suolo, ed è tutto uscito dal suolo, quindi l'uomo, il corpo, il fisico, sì che ha la maledizione che è entrata nel suolo, è entrata nel corpo. E quindi la mente, tutte queste scemate della guarigione della mente, delle cose, è tutto in funzione di una scelta. O decidi che la parola di Dio è vera, o decidi di curarti con le varie guarigioni mentali della mente, eccetera, eccetera. Ma quello che è successo all'uomo è quello. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Quindi, fatica, mondo fisico. L'uomo, il maschio lavora, il maschio fatica. Il maschio è nel mondo fisico, il maschio gli piace la moto, supera le montagne col mountain bike, i bambini, i maschietti che giocano, guarda mamma senza mani, guarda mamma senza denti, guarda mamma, no, perché? Perché è tutta cose fisiche. L'uomo vive di fuori, no, non voglio essere... grafico, ma siamo tutti adulti e sapete benissimo quello che sto dicendo. La vita dell'uomo è fuori. Ecco perché le idiozie dei matrimoni omosessuali non funzionano, non potranno mai funzionare. Perché Dio ha creato un fuori e un dentro. E se ne manca, se ce ne sono due, non funziona. La donna, invece... La maledizione cascata sul terreno che poi Dio rivolge ad Eva, gli dice i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito. Quindi l'uomo devi lavorare con fatica, l'uomo deve lavorare, l'uomo deve sudare, l'uomo deve in qualche modo produrre. La donna no, la donna è più desideri, il mondo emotivo dentro. La donna vive dentro, l'uomo vive fuori. E di nuovo sto generalizzando, ma capite quello che sto dicendo. L'uomo è quello che va fuori, l'uomo è quello che va... È per quello che mi fanno impazzire queste cose, soprattutto in America, dove le donne devono essere come gli uomini. Ma chi l'ha detto? Ma perché le donne devono andare al fronte a lavorare, a lottare contro la ISIS con le mitragliatrici che sono più grosse di loro, che devono fare la ginnastica per fare i muscoli, per poter tenere la... Ma chi l'ha detto? Ma perché? Perché in questo mondo tutti devono essere uguali. Perché Dio ha sbagliato. Dio ha sbagliato a fare le donne diverse dall'uomo. E quindi tutti dobbiamo essere uguali. Quindi, la domanda dell'uomo, basata sul suo bisogno, fatica, mondo fisico fuori, la domanda alla quale lui vuole rispondere è: sono all'altezza? In altre parole, l'uomo lavora per poter provare di essere all'altezza. L'uomo guida la macchina forte, veloce e aggressivamente, perché? Per provare che è all'altezza. L'uomo, tutto il comportamento dell'uomo è fatto per provare inizialmente al padre, dopo agli amici, poi alle amiche e infine alla moglie o alla segretaria. A seconda, statemi a sentire, a seconda di chi lo fa sentire all'altezza. Ecco perché Paolo nel libro degli Efesini dice: mogli, onorate, rispettate il vostro marito, perché fatelo sentire all'altezza. Perché se voi non lo fate sentire all'altezza, se voi lo trattate come una pezza da piedi, lui va in ufficio da Susanna.
che quando lo vede gli dice: oh ragioniere, oh, la sua testa pelata, ah, ogni volta che la vedo il mio cuore fa pumpiti 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 pumpiti. E l'idiota cade nella trappola. Perché? Perché Susanna lo fa sentire all'altezza. Quando torna a casa, invece la moglie dice: ma brutto disgraziato, ma è possibile che non sei mai capace di fare questo? Poi, soprattutto sessualmente parlando, statemi a sentire, non fate mai sentire un uomo non all'altezza sessualmente. È la crisi totale, la fine del vostro matrimonio, del vostro rapporto, perché non solo non funziona più niente, ma va da qualche parte a vedere di farlo funzionare. Ma non qui, solo a Milano. Quindi donne, onorate, rispettate il vostro marito, perché è nel vostro interesse. Sottomettetevi che la missione possa avere successo. La donna invece, la donna è diversa. L'uomo, la sua domanda è: sono all'altezza? Ecco perché certe volte l'uomo lavora 10 ore al giorno, 12 ore al giorno, 14 ore. Perché? Perché il lavoro lo fa sentire all'altezza. Trova una risposta alla sua domanda nel lavoro, perché il lavoro lo sa far bene, lo fa bene, e trova un riscontro nel lavoro fatto bene. Mentre non lo trova a casa, lo trova nel lavoro. E magari non tradisce sua moglie, però passa tutta la giornata a casa, a lavoro. Quanti pastori che io vorrei prendere a schiaffi, che non trovano la risposta alla loro domanda, sono all'altezza a casa, e la vanno a cercare in chiesa. E passano più tempo con la sposa di un altro, la sposa di Cristo, che con la loro. E io gli dico: sei un adultero. Perché invece di andare ogni giorno, ogni sera con la sposa di Cristo, devi andare a casa tua con la tua sposa. Amen. E se l'uomo ha bisogno di rispondere, di avere una risposta a questa domanda, ha bisogno di sentire: sono all'altezza. Sono, in qualche modo, sono riconosciuto a mia moglie e sono onorato e rispettato da mia moglie. La moglie invece, la donna, sono attraente. Avete notato quando c'è una vetrina o uno specchio e passa un uomo? Quando passa una donna cosa fa? Perché la domanda della donna è sempre quella: sono attraente? E purtroppo la risposta dentro di lei è no. E uno dei più grandi compiti dell'uomo padre è quello di far sentire sua figlia attraente. E quindi di abbracciarla, quella di dirgli: principessa, sei la più bella, la più intelligente, la più capace di tutti, sei meravigliosa, sei... Perché la donna ha bisogno, come una pianta che si affievolisce se non riceve ogni giorno il complimento. E se la ragazza non lo sente dal padre, se lo va a cercare da qualche parte. E purtroppo spesso e volentieri va a finire sul sedile di dietro in qualche macchina, in qualche bosco da qualche parte. Perché? Perché quell'idiota lì gli ha detto: ah, come sei bella, come sei bella, come ti amo, come di qui, come di là. C'è una mosca in testa? Sì, ma di fatto deve essere una mosca non cristiana, perché... Ah, l'avevo presa, hai visto? Vabbè, la pino un'altra volta. Quindi, le conseguenze del giardino, che abbiamo visto adesso, si manifestano in maniera molto italiana. Perché? Perché l'uomo c'ha i ravioli in testa, mentre la donna
c'ha gli spaghetti. Cosa vuol dire? Vuol dire l'uomo pensa a scatole. L'uomo ha una scatola per il lavoro, una scatola per la macchina, una scatola per il divertimento, una scatola per il sesso, quella, uno scatolone. C'è una scatola per lo sport, c'è una scatola per... C'è, pensa a titoli cubitali, pensa a caratteri cubitali, pensa a soggetti, no? Quindi scatole, a compartimenti, no? È difficile, e di nuovo sto generalizzando, ma è difficile che quando un uomo parla di sport, cosa fa? Parla di sport, no? Non interrompere la partita perché sono problemi. In questo momento la mia scatola è la scatola sport. Quindi è solitario. L'uomo c'ha le sue scatole. Poi c'ha una scatola, l'uomo. La donna invece c'ha, invece delle scatole c'ha i fili, no? Perché? Perché tocchi di qua, no? Tu gli dici, amore mio, come sei bella oggi? Perché ieri non ero bella? Perché? Perché tocchi, perché la donna è tutto connesso, no? Se tu fai un complimento a una signora anziana, dice perché mia madre non ti piace. È tutto connesso, no? Tu dici una cosa e lei ti parla di 5 anni fa quando hai detto la stessa cosa, però in un altro modo che non... L'uomo no, l'uomo, tutte le sue scatolette non si toccano, giusto? No, 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 tu mi puoi insultare, vabbè, ma hai insultato in quella scatoletta, però adesso facciamo gli affari, no? Andiamo avanti, vabbè, poi parliamo di quello. La donna no, la donna tutto chi di qua... Tutto è connesso, tutto attaccato, tutte le emozioni, no? E poi la... Pronto, ecco. C'è una scatola all'uomo che dove non c'è dentro niente. No? E di solito la scatola dove non c'è dentro niente è quando la moglie gli chiede a cosa stai pensando. E lui risponde? Niente. Perché c'è una scatola particolare... dove l'uomo vuole entrare e lasciatemi stare, lasciami stare, tirati via dalla televisione, non... ma cosa stai pensando? Niente! E la donna cosa vuol fare? La donna invece non ha mai niente, c'è sempre qualcosa che sta pensando, posso entrare nella tua scatola? No! È la mia scatola, posso mettere 2 tendine? No! Non ci voglio niente! Lasciami stare, quando torno a casa, se tu vedi che lui entra nella scatola dove non c'è niente, lascialo stare, prima o poi esce. 5 mesi, 1 anno, ma prima o poi esce. E invece no, la donna cosa vuol fare? La donna è sempre, ma allora perché? Perché? Cosa pensi? Cosa fai? No! E allora? L'uomo on off, la donna ok, andiamo avanti. Okay. La scatola poi te lo do, non ti preoccupare. Cioè, tanto ce l'avete là. La scatola, cosa vuol dire la scatola? La scatola è quella cosa che tu ti porti dietro quando vai a sposarti. Ognuno di noi è andato all'altare con una scatola piena di desideri, piena di sogni, ed è giusto che sia così. È giusto, perché allora adesso mi sposo, poi fra 1 anno ci compriamo la macchina,
fra un anno e mezzo facciamo una vacanza in Sudafrica, fra 5 anni ci compriamo la casa, poi fra 3 anni abbiamo i bambini e i bambini, poi ci compriamo un cane, sono tutti desideri, sono tutte, e poi mio marito andrà a lavorare, avrà uno stipendio meraviglioso, allora potremo fare questo, potremo fare quello. E il marito che pensa, allora mia moglie sarà sempre... Com'è una donna bella in Italia? Dai che lo sapete, mi sta guardando una cosa. Io no, io assolutamente più donne belle in Italia. Lorenzo, aiutami tu, dai, una bella donna in Italia. Chi è? Monica Bellucci? Ok, Monica Bellucci, no? Allora lui va all'altare e c'è Monica Bellucci qua, no? e pensa che sua moglie rimarrà Monica Bellucci per i prossimi 30 anni. No? E purtroppo i desideri sono bellissimi perché giustamente la donna deve mettere tutto quello che può per rimanere più affascinante, più attraente e più eccitante possibile per il resto della sua vita. Mia moglie ha 63 anni e ancora mi eccita quando si spoglia. Scusate se sono un po' diretto, ma la verità è la verità. 63 anni. Perché? Prima di tutto per quello che Dio ha messo nel mio cuore, per quell'amore che se tu non ce l'hai, amore mio, te lo scordi, perché se non c'è qui dentro, vabbè, lasciamo perdere, non c'è da nessuna parte. Ma i desideri, arriviamo all'altare con questa scatolona piena di desideri, no? E che purtroppo quando il matrimonio non va bene cosa facciamo? Pigliamo lo scatolone e andiamo al prossimo altare, no? All'altare dopo con lo stesso scatolone di desideri. E non ci ripeto, non c'è nessun problema con i desideri. Il problema è quando i desideri diventano aspettative. Allora, adesso che tu mi hai sposato, tu devi. Allora, adesso che io ti ho sposato, tu devi farmi da mangiare, lavarmi i calzini. Chi te l'ha detto? Dove è scritto che tua moglie deve lavarti le mutande? Ma Marchiò, dove è scritto? Dove è scritto che il marito deve portare a casa i soldi, lo stipendio? Dove è scritto che ne so, che il marito deve portarti in vacanza? No. Quelle sono cose che sono relative alla relazione, ma non mi devi niente. Non che adesso che mi hai sposato mi devi portare in vacanza, mi devi, quando arrivo io, devi spargere il letto di petali di rosa, spruzzare Chanel numero 5 nell'aria e io arrivo dondolandomi sul lampadario. Non devi niente, perché il momento che il desiderio diventa aspettativa passa dal patto al contratto. E vuoi sapere cosa non ha assolutamente intimità? Cosa uccide l'intimità? Il contratto. Chi di voi ha intimità con la Telecom? O con la Banca d'Italia? O con la RAI? No, voi avete un contratto, ma non intimità. Perché? Perché il contratto distrugge l'intimità. Il momento che tu guardi tua moglie e gli dici, allora siccome tu sei mia moglie, tu devi, hai ucciso l'intimità. E può anche darsi che riesci a far fare a tua moglie quello che vorresti che lei facesse, ma ti puoi scordare dell'intimità, perché lo fa per dovere e non per volere. Perché purtroppo la cosa in comune, la cosa che viene magnificata, la cosa che viene gonfiata nel contratto è io, i miei interessi, la mia parte, il mio profitto. Perché in un matrimonio non c'è un vincitore. O vincete tutte e due o perdete tutte e due. In quel caso lì
quando tu finalmente riesci, ecco, gliel'ho fatta vedere, ho ragione io, e sei un idiota, perché può darsi che hai vinto l'argomentazione, la discussione, ma hai perso l'intimità. E quante volte buttiamo il matrimonio fuori dalla finestra perché vogliamo aver ragione? Pensaci un attimo. Quante cose sono veramente importanti da litigarci sopra? Pensateci. Quante volte io mi trovo a dover parlare con delle persone che litigano perché hanno fatto una discussione su quando siamo andati a trovare la famiglia Brambilla? Giovedì? No, era venerdì. No, era giovedì. No, mi ricordo perfettamente che era venerdì perché i bambini erano a casa. No, assolutamente, guarda, mi ricordo che ho acceso la televisione, era giovedì. C'era il programma. E vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, finché la voce incomincia, il tono comincia a alzarsi, il volume comincia a alzarsi, il dramma incomincia a venire, perché soprattutto noi italiani, no, c'è il dramma, c'è quella cosa che cresce, no? Questa cosa che... Uno dei più grandi... Statemi a sentire. Uno dei più grandi segreti che ho imparato nella mia vita è quello di ridicolizzare il problema. Nel momento in cui non lo vuoi fare, distruggi il dramma. Il diavolo vuole il dramma, il diavolo grogiola nel dramma, nella... Ah, perché allora tu... perché tu... desdemona... è proprio quella... Invece nel momento in cui tu la guardi, sorridi, dici... Ah, perdonami, amore mio. No! Non adesso! Dammi ancora 5 minuti che devo ancora litigare un pochino, poi ti perdono. Sdrammatizzate. Perché anche se vincete il round, perdete il match. E ne vale la pena? No. Ne vale la pena di dire sono stato così forte che non ho ceduto. E non sto dicendo di capite quello che c'è un momento in cui devi assertire, no, devi dire no, amore mio, penso che questa sia la decisione giusta, perciò facciamo questo. Ma nelle cose importanti, un altro segreto. La relazione con tua moglie, con tuo marito, funziona come una banca. Più metti dentro, più depositi e più hai il diritto di incassare o di, come si dice, di prelevare. Se tu non metti dentro niente, quando arriva il momento di prelevare, giusto? Quindi lascia andare, soprattutto uomo, dalle ragioni. Ma cosa ti interessa se allora andiamo a questo ristorante piuttosto che quello, o andiamo con la macchina tua piuttosto che la macchina mia, o era giovedì, o era venerdì, o era sabato, ma chi se ne importa? Lasciala, perché quando arriva il momento che devi effettivamente dire no, amore mio, io penso che dobbiamo prendere questa decisione e vorrei che tu fossi d'accordo con me, se hai depositato tutte le piccole cose... Ma se tu continui a dire no, e se tu continui a voler avere ragione su tutte le cose, arriva un certo momento che lei dice, no, mi impunto anch'io. Quindi, mi devi? Facciamo un compito a casa. Vi guardate un attimo con la vostra sposa, sposo, e gli puntate il dito, mi devi nulla. Siete capaci a farlo? 1, 2, 3, dai, dai, forza. Mi devi nulla. Mi devi nulla. Perché quella è la verità. Quella è la verità. Quella è la base del rapporto con Dio. Dio ti guarda e ti dice, non mi devi nulla. Poiché io ho tanto amato te, che ho dato la mia vita per te. Che se tu la accetti,
ne ricavi i benefici. Ma io non ho richiesto niente da te. Non ho detto allora, se tu fai questo, allora io faccio quello. No, no, no. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figliolo. Avete notato che non dice poiché il mondo ha tanto amato Dio? Che Dio si è sentito in dovere di fare qualcosa? No, perché il matrimonio non è un contratto, è un patto. Amen, andiamo avanti. 3. La costola. La parola costola nell'ebraico originale è la parola tzela. E la parola tzela è, che vuol dire costola, ma parla di, è la parola usata per il rinforzo delle navi. Sapete quell'affare che in inglese si chiama rib, non so in italiano, costola. Quella cosa rotonda, no? Che rinforza. E cosa fa? Rinforza, protegge e si impegna. Nel senso che è lì per rimanere lì, è solida. L'unico modo in cui io posso essere sicuro del tuo amore e posso fidarmi di te è se so che non te ne andrai. Il marinaio è sicuro della sua barca perché sa che quella costola lì non se ne va, che è costruita nella barca. E poi quella costola cosa fa? Rinforza la barca. La donna, l'uomo è stato creato per cacciare, per lottare, per lavorare. La donna è stata creata per aiutarlo a essere il socio ideale perché lui possa riuscire a fare quello che Dio lo ha creato per fare. Impegno, sostegno e protezione. La donna, la costola, sia l'uomo che la donna, protegge la barca e il matrimonio dalla pressione che c'è di fuori, dell'acqua. Oggi come oggi viviamo in un mondo che è impazzito di sesso, di libertinismo, di chi più ne ha più ne metta. E la donna, soprattutto la donna, perché l'uomo è più ignorante in questo senso, è più facile da cadere per l'uomo di solito perché ci sono più stimoli sessuali per un uomo che non per una donna. E quindi la donna, ripeto, è quella che dice io devo proteggere mio marito, quindi quando lui torna a casa non mi faccio trovare con i bigodini in testa e le ascelle che mi puzzano. Perché? Perché proteggo mio marito. Non perché io mi devo rendere conto che in qualche modo quest'uomo là fuori viene, c'è questa pressione e quando torna a casa ha desiderio di dire basta. Tutte. E la moglie arriva con la vestaglia, con i buchi, con le tarle, i bigonini in testa che sembra una mina marina. Cosa hai fatto oggi? Ok. Cosa vuol dire è facile essere me? Vuol dire esattamente quello. Per me è facile essere me. Io sono una persona totalmente diversa da mia moglie. Totalmente. Adesso vi parlo del libro, come vi ho detto prima, perché pur essendo diversa, non è sbagliato, è diverso. Cosa voglio dire? Voglio dire che il fatto che io sono vocifero, no? Come si dice? No, esuberante, rumoroso. Cioè a me piace la musica ad alto volume, no? E quante volte? Sempre. In macchina. Babbo, potresti abbassare un po' la musica, per favore? Al che io posso dire, no, mi piace ad alto volume. O posso pensare, fammi versare qualcosa. Sì, amore mio, senz'altro. No! Perché non è importante la musica ad alto volume. Sapete perché l'uomo dice, no, la musica la tengo così? Perché è insicuro. E pensa che imponendosi con la sua macho, uomo, maschio, masculo,
Palermo. Lo fa diventare, no, ti fa diventare scemo e ti fa andare in bianco per una settimana. Amen. E quindi non è sbagliato, non è sbagliato sentire la musica ad alto volume o sentirla, è diverso. È diverso, e qui voglio parlarvi del raduno, perché il raduno parla proprio è un principio che io ho trovato nella Bibbia, dove Dio parla a Mosè, istruisce Mosè di dire a Israele di accamparsi intorno al tabernacolo nel deserto, 3 tribù a nord, 3 a ovest, 3 a est e 3 a sud. E mi sono sempre chiesto, perché non dirgli accampatevi intorno al tabernacolo, no? Perché dividerli? Perché Dio sa che ci sono persone che vanno d'accordo e persone che invece si scannerebbero a vicenda se stessero vicini. E nella nostra vita ci sono persone con le quali andiamo d'accordo e delle altre persone che invece immediatamente non ci piacciono, c'è qualcosa che non va bene. È vero o no? E questo il diavolo l'ha preso e l'ha trasformato in oroscopo, dove tu hai un determinato carattere. Tu sei pesci e non vai bene col capricorno, che ne so, col cancro, vabbè che col cancro non ci va bene nessuno, ma nel senso, non vai bene con i gemelli o quello che sia, no? E l'ha trasformato in questa idiozia che a seconda di quando sei nato, il tuo carattere, no, però siccome il diavolo non crea niente, ma può soltanto copiare, può soltanto falsificare, questa diversità di caratteri esiste. E come che esiste? Ripeto, io sono una persona molto vivo fuori, mia moglie vive dentro. Mia moglie, se si siede in una chiesa, si siede laggiù in fondo, più lontano possibile. Io mi siedo lì davanti perché voglio lo sputo del predicatore, lo sputo santo. Io sono un giocatore, dammi la palla, voglio giocare. Mia moglie no, è una spettatrice. Dagli la palla, fallo giocare. E di solito quella è la situazione fra un uomo e una donna, di solito, però c'è anche il rapporto dove la donna invece è quella che è più attiva, che è più outside, che è più fuori, mentre l'uomo è un po' più... quindi non è che uno è giusto e l'altro è sbagliato, sono diversi. E quando si capisce la diversità e si capisce che non è un fallo, che non è un errore, che non è una mancanza, ma è una diversità... diventa una forza, perché io adesso ti vedo come quella costola che è fatta per aiutarmi a rinforzare la barca del nostro matrimonio. E tanto è vero che il concetto delle tribù è proprio quello che in questo libro parlo delle 12 tribù di Israele e del fatto che davanti a Dio Israele rappresenta l'umanità. E l'umanità è stata divisa in 12 tribù che hanno delle qualità caratteriali diverse, da Giuda a Beniamino a Gad a Asher a Ruben, sono tutte diverse e io ho trovato nella Bibbia tutte delle caratteristiche e perché Dio li mette insieme, perché vanno d'accordo. Quindi ci sono dei questionari dove tu puoi trovare a che tribù appartieni. E poi alla fine c'è una tavola dove vedi che a seconda della Bibbia con quali tribù vai d'accordo e con quali invece è meglio che non ti sposi. E dice, se io vi faccio un esempio, prendi Giuda il lodatore, eccetera eccetera, che si sposa con Gad il giudice. E non solo in un matrimonio, ma in una chiesa. Tu hai una chiesa di Giuda, Ruben, delle tribù che vanno d'accordo insieme, e tutto a un tratto arriva Gad, che è il giudice, e che incomincia a guardarsi intorno e dice, no, qui la musica è troppo, troppo alta, no, le sedie rosse, ma siamo impazziti, ma cosa siamo, in Russia? No, quale sedie rosse? Nere, perché nere, e incomincia a giudicare, no? E ti distrugge una chiesa. Perché? Perché invece di rendersi conto che è diverso e che forse dovrebbe andarsi a trovare una chiesa piena di Gad, dove starebbe bene lui e starebbe bene la chiesa,
insiste a stare in una comunità dove invece le persone fanno parte di un altro modo di vedere il mondo, di vedere la vita, di un'altra tribù. E queste caratteristiche appartengono a tutti, e appartiene alla, alla moglie, appartiene al marito. Io faccio parte della, della tribù di Zebulon. Zebulon e il suo stendardo sono tre navi con le vele spiegate. A Zebulon piace viaggiare, Zebulon va sempre a cercare un nuovo orizzonte, un nuovo limite, una nuova sfida. Zebulon è bravo con la penna. Zebulon è uno che vive fuori, è uno che è sempre in cerca di datemi un gigante, datemi una montagna da scalare, datemi un gigante da uccidere. E mia moglie invece fa parte di Issacar. Issacar è la tribù, lo stendardo è un asino con due pesi, uno per se stesso e uno per l'altro, per un'altra persona. Issacar è molto generoso, Issacar è un servitore, Issacar è la persona che quando c'è non te ne accorgi, ma se manca non funziona niente. E nella tabella che ho trovato nella Bibbia, appunto, tutti questi riferimenti, le due tribù che vanno d'accordo più di tutte, indovinate chi sono? Zebulone e Issacar. Non l'ho fatta apposta, però mi sono sposato la donna che dovevo sposarmi. Al che uno dice, vabbè Marchio, ma se ho sposato quello sbagliato cosa faccio? Sarà meglio che ti ricordi bene che c'è una tredicesima tribù, che è quella di Levi, che è il sommo sacerdote, che rappresenta Cristo. E quando tu ti rendi conto che sei uscito dalla tua tribù carnale e sei entrato nella tribù del sommo sacerdote di Cristo, puoi uscire dalla tua carnalità, della tua DNA di come sei stato creato, e cambiare le tue abitudini, cambiare il modo in cui vedi le cose ed avere successo anche se hai sposato la persona sbagliata. Se cambi tu, non se chiedi a lui di cambiare lei. Avete mai notato che non funziona? Sì, bene, ok. Ok, abbiamo finito. 4. Grazie della vostra pazienza, siete meravigliosi. Ok, adesso cosa faccio? Supponendo che abbiamo dei problemi, supponendo che il matrimonio ha dei problemi, perché spesso e volentieri, come ho detto all'inizio, se non vuoi avere problemi non ti sposare. Perché Salomone nel libro dei Proverbi ci dice che dove non c'è il bue, la stalla è pulita. Ma grande è la forza del bue. Cioè, in altre parole, vuoi la stalla pulita? Non comprare un bue. Perché se hai un bue, prima o poi... greco per... Scusate, sono un po' grafico nelle mie cose, ma... noi siamo tutti adulti, giusto? Però giustamente, se la è alta fino qui, qualcosa non funziona, vero o no? Però normalmente i matrimoni hanno dei problemi, normali hanno dei problemi, non c'è, cioè il mio matrimonio ha problemi, no, tu sei normale, non hai nessun problema, il tuo matrimonio è normale, e deve essere così. Adesso cosa ci fai con quei problemi? Quello il futuro della tua vita dipende da quello, dipende dalla tua decisione di mettere in pratica cose semplici, banali, come quelle che sono nel mio libro, che è un manuale di come rimettere a posto le relazioni. Quindi, come faccio ad aggiustare questa cosa? C'è un pulsante che Dio ci ha dato, che può riazzerare. Vi ricordate, io tanto che non gioco più ai videogiochi, ma vi ricordate una volta c'erano, non so se ci sono ancora, ma c'erano i videogiochi che tu avevi 5 vite, no? E c'era l'eroe che andava in giro, no? E moriva, allora seconda vita, moriva, poi arrivava la quinta vita e sapevi che se morivi avevi perso il coso, no? Quindi cosa facevi? Schiacciavi il bottone e ripartivi.
E può darsi che ci sia un bottone così per ripartire col matrimonio. L'altro giorno avevo il computer in italiano con la tastiera italiana e continuavo a mettere la password nel mio sito bancario e continuava a dirmi credenziali non valide, credenziali non valide, credenziali non valide, e io ho 5 possibilità o 7, dopodiché devo contattare la banca per dirgli che guarda, e arriva la sesta, ho telefonato alla banca e gli ho detto, dico ragazzi come mai qui, non mi sono reso conto che quando schiacciavo il pulsante della tastiera in italiano me la dava in italiano invece di darmela in inglese, per cui il mio computer non la rifiutava. Ho telefonato e mi ha detto, no, non si preoccupi, signor Marchiò, se vuole la azzeriamo. Come facciamo a zerare? Come facciamo a ripartire da zero? Come facciamo a tornare un attimo indietro e a dire, ok, forse non abbiamo fatto quello che dovevamo fare per 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni? Ma sai, stasera Marchiò ha detto un paio di cose che forse mi hanno fatto pensare. Cosa dici? Ripartiamo. C'è il modo. Sopportatevi a vicenda, se qualcuno ha motivo di lamentarsi degli altri, sia pronto a perdonare senza portare rancori. Ricordatevi, come il Signore ha perdonato voi, così voi dovete perdonare gli altri. Sai come fai a partire da zero? Cancellando il ricordo. È l'unico modo in cui puoi cancellare il ricordo, è perdonando. Il perdono è quel pulsante che rimette tutto a zero. Se fatto sinceramente.